Questo è un caffè con un po' affollato stamattina. Sì. Abbiamo gli N-Sound. Grazie per l'ho detto bene. Grazie, sì, ragazzi. Grazie per essere qui. Un gruppo che nasce nel 2017, quindi siete novelli, sì, ma avete anni e anni di studio, avete frequentato una gran bella scuola, sì, musicale, non so, lo possiamo dire, penso. Certo. Il San Carlo, se, sì, non erro. Poi vi siete parlate sempre col microfono, ragazzi. Poi, insomma, l'amicizia è stata tramutata in musica e avete fondato questo gruppo. Maria Alessia, insomma, l'unica donna, ti coccola, no? Tantissimo. Hai potere decisionale. Microfono, soprattutto io ho potere decisionale. No, scherzo, però è bello comunque portare un rapporto di amicizia sincero in campo musicale e lavorativo. Perché qualsiasi cosa che dobbiamo fare, dobbiamo dire, ce lo diciamo con chiarezza e sincerità e quindi lavoriamo benissimo, oltre che in simbiosi. Però perché non può essere una lama a doppio taglio, insomma. Poi quando si andrà a fare qualcosa di veramente importante, potrebbero nascere, oppure sono già nati, dei malintesi oppure no? Non sono nati dei malintesi proprio perché noi siamo felici l'uno per l'altro. Se ci succede qualcosa di bello, siamo felici di condividerla insieme. Quindi è questo che ci caratterizza, non c'è cattiveria o malizia. Faccia anche un po' da conduttrice, presentaci un po' tutto, sì, il gruppo. Sì, allora. Partiamo dalla batteria, che è un po' più distante da noi, sta lì. Antonio. De Luca. Antonio De Luca. Alfredo Giordano Orsini. C'è anche Alfredo che aspetta, che Alfredo, Alfredo non, Alfredo non lui passa come no, se Antonio lui è come. Ok. Lui è Davide, Peppe, Giuseppe, io Maria Alessia, Attilio e Enrico e poi abbiamo Luca alle percussioni. Ciao Luca. Voi siete tre cantanti, giusto? Quattro cantanti. Ah, uno, dai, sei il tenore, quindi. Lui ha composto la musica e lui il testo, il nostro paroliere. Se dovessi descrivere il vostro gruppo. Forza, carica e carisma. E unione. Questo. Ragazzi, c'è una pagina Facebook. Sì, N-Sound, proprio scritto N-Sound maiuscolo. Seguiteci, sosteneteci perché comunque è importante mandare avanti i giovani. Voi ovviamente fate anche, cioè fate soprattutto pezzi inediti, quindi gli arrangiamenti, la scrittura, andate anche un po' a cercare l'innovazione trasportandola poi nel genere napoletano, no? Sì, è una delle nostre caratteristiche, insomma, e principalmente cerchiamo di trasportare nella musica napoletana tutto quello che ascoltiamo, che ci piace cantare, suonare e niente, insomma, cerchiamo di trasferirlo poi. Voi poi siete partiti dal pop, poi al jazz, poi al rock, ma secondo voi la musica napoletana in quale genere si ritrova più di consona. Più? La musica napoletana è musica napoletana. Ecco. Funziona con qualsiasi tipo di genere vuoi. Dimmi, voleva. Io credo che il napoletano è una lingua, quindi ci ha insegnato quindi il nostro grande Pino Daniele, si può sposare con qualsiasi genere musicale. L'importante è che insomma, il tutto venga fatto con una logica. Anche nella musica è importante, insomma, deve essere ogni cosa al suo posto. Quindi quanti arrangiamenti che abbiamo ascoltato, no? Che no? Insomma, sono stati forti, proprio tutto pensato nel dettaglio. E anche questo. Come si fa, soprattutto a Napoli, no? Magari a volte uno sente cantare il napoletano e ci si timbra un po', no? Vengono affibbiate delle etichette e magari non sempre sono poi così positive. Come si fa a non cadere in quella cosa lì? Nella ricerca e poi seguendo le proprie emozioni. Perché il nostro obiettivo è proprio questo. Se vogliamo anche raccontare delle storie vissute, vere, attraverso le nostre canzoni, quindi trasmettiamo un messaggio vero, puro, trasparente, insomma, e penso che sia la maniera più giusta per arrivare al pubblico. Voi ci fate ascoltare un pezzo inedito, sì, parlatecene un po', poi. A Ricordo Te Me è nata nel 2017. 2017, dopo un incontro a casa mia, è nata per gioco principalmente, sì, cioè nel senso che eravamo la sera della Befana a casa mia e tra di noi si è detto, ragazzi, perché non facciamo un pezzo? Perché non giochiamo a tombola? No, diciamo che con noi questa cosa, diciamo, è sempre molto spontanea. Lo è stato negli anni precedenti quando abbiamo lavorato insieme in altri progetti musicali e lo è adesso che poi siamo una band. E poi abbiamo i talenti che ce lo possono permettere, che dalla sera alla mattina ci sfornano canzoni così e quindi siamo fortunati, veramente siamo fortunati. E questa canzone di che cosa
Cosa raccontate in questa canzone? Questa canzone è un messaggio d'amore generale. Sì. Io non avevo particolari persone a cui fare una dedica del genere, se non appunto le persone che mi sono più vicine, come gli amici, la famiglia. E... parla d'amore. Esatto, sì. Chiunque sì. può rispecchiare. È una canzone che si può rispecchiare in qualsiasi tipo di situazione, tanto una situazione amorosa proprio nel senso stretto, tanto poi una situazione di amicizia, tanto poi questo. Sì. Facciamo un po' di gossip. L'unica donna, penso sì. che quindi... è nato l'amore in questo gruppo. Sì, no? È nato. L'amore c'è. C'è, però c'è. Non si dice. Non ah, non lo possiamo dire? No. Io lo direi. Sì, è lui. Ecco, la coppia è quella là. È nata, questa storia è nata prima, dopo, durante? No. È nata durante un progetto musicale, però vedi? Siamo sempre stati amici e poi dall'amicizia... Beh, quello succede sempre esatto. così. Ecco, vedi. Ce l'aspettavo. E poi comunque condividere una passione importante in una certo. coppia, ti lega come ancora no. di più. Dai, ascoltiamoli cantare, poi dopo ci intratteniamo per un altro po' di chiacchiericcio, come si suol dire. And sound in... A ricordate me. A ricordate me. Prego. Grazie. Prego. Sono un minuto potrei essere perché pure se mi fai morire non mi posso stancare te e non so brava che parola e a capo non mi aiuta ma credimi se ti ricca che questo sentimento è fu e quando non mi trovi più spero solo ti incontrare perché la barca casa è aperta cerco vento per se fa guidare e quando poto perdo tu o sai che sto un cacca su un castello più lucente che tu puoi trovare a ricordate me quando non sai che fa quando chiave tu non tieni niente poter reparare a ricordate che pure se la luce non c'è sta dentro male o bene che sta vita io sono sempre stata qua guardami dall'occhio rimma sempre la verità pure quando sai quanto male ci può fare quando la notte tu non dormi sento cuore mio parlare, è l'unica cosa che ti può tranquillizzare. E poi non lo sento più, spero solo ti guardare, come andavo quando punto, prima si fermare, quando a volte sento su, lo sai da stonca a casa, sento fare il giorno scelto, tanto può. Sempre stata
complimenti agli Sound. Ragazzi. Mi veniva in mente, no, ma quando nasce una canzone, poi vi mettete lì, ognuno dice la sua, o poi tu ci tieni che sia... Diciamo che poi gli autori sono un po' anche particolari, sì, ci te gelosi delle loro creature. No, allora, i testi a me nascono spontanei. Per esempio, io ieri stavo tornando da Salerno, ho visto la giornata di sole, mi sono detto, ma mi metto a scrivere un testo. Però... No, lui è fantastico. Dice... Come se... È magico. No, a me, diciamo, le cose nascono molto spontanee, così. Però devi essere un po' ispirato da qualcosa, da un momento, diciamo, particolare. Certo, questo da... è vero. Per esempio, a volte io gli suggerisco una tematica e lui il giorno dopo mi fa trovare il testo. È perfetto. Però, no, complimenti, ma a parte gli scherzi. Io invidio tutto ciò che fanno gli altri e che io non so fare, quindi mi piacerebbe molto saper scrivere, ma quindi complimenti veramente. Diciamo che lui mi fornisce degli input importanti, perché lui è il vero paroliere, insomma, del quindi, gruppo. Quindi sfatiamo sta cosa, sì. Ma nasce prima il testo o la musica? Almeno in A Ricordo di Me è nato prima girati il testo. Girati verso la canzone, certo, ok? È nato prima il testo. E la musica poi è stata... è una conseguenza, un crescendo. Sì, è stata una conseguenza, insomma, il testo mi ha subito, alle volte leggendolo con calma, alle volte anche al contrario, sì, come io... anche poi altre volte invece le cose coesistono, nel senso che mentre sto scrivendo un testo comincio a pensare come potrebbe fare la melodia. Ecco, vedi? Tutta la parte vocale, insomma. Tutto ciò che è arte in realtà poi non ha mai uno schema. Ragazzi, c'è un progetto ambizioso, sì, avete, sì, ecco. Sì, tanti progetti, abbiamo tanta voglia di fare. Come abbiamo detto, seguiteci sulla nostra pagina Facebook and Sound e niente, ci vediamo presto. Un obiettivo, insomma, da raggiungere, una meta? Dare una voce ai giovani di Napoli, sì, ma in maniera positiva. Sì. Cioè, perché comunque noi già siamo rappresentati fortunatamente in tutto il mondo da grandissimi artisti, mm-hmm, però comunque rappresentare ancora il buono di Napoli, perché dopo tutte le cose che si sentono ancora, vedere noi che ci mettiamo l'anima... È la parte bella e buona. La riscoperta di valori. Come perché no? Perché io credo che ci troviamo ormai in una situazione un po' di pochino... dispersione proprio. Sì, sì, nel 2018, sì. Io però volevo sentire anche un po' il tenore. Eccolo. Secondo me tu sei quello che li tiene un po' più a riga, oppure no? Ma guarda, a me piace pensarlo. Ah, ecco. Piace pensarlo, però ognuno di noi ha una caratteristica diversa, insomma, ognuno fa il suo, da scrivere il testo alla musica e poi i cantanti, insomma, che sì, per sopportarli ci vuole, un po' più pazzarelli, ci vuole. E lui sa, sì, che dice, ragazzi, però adesso dobbiamo lavorare. No, non sono così. No. Diciamo, ecco, quando si parla dei cantanti lirici, a volte si pensa, sai, tipo i paraocchi per i cavalli, insomma, che vanno avanti e non si fermano. Invece più. No. Io credo che comunque nella musica in generale, che sia quella lirica o anche quella moderna, mm-hmm, moderna, io personalmente, poi ci sarà magari chi mi contraddirà, insomma, che va dal pop al blues, al jazz, al bossa nova, insomma, la musica va fatta a 360 gradi, mo che sia la musica lirica, l'opera, la cosa bella di questo progetto è che prima di tutto c'è un'amicizia. E poi c'è il rapporto lavorativo tra colleghi, quindi e credo che questa sia la forza principale, certo, di questo progetto. E coltivatela l'amicizia, per sì, assolutamente, assolutamente. È un fattore sarà la vostra marcia più che importante. E poi abbiamo l'altro cantante, tu che ruolo hai? Io questo... Che tipo sei? Raccontaci. Ma sono un tipo molto semplice, assolutamente. Quindi poi tra l'altro io mi affido molto a loro, perché loro hanno qualche anno in meno di me, quindi... Non, dobbiamo accenderlo forse? Ok, devi avvicinarlo. E quindi loro hanno qualche anno in più di me, quindi hanno tanta fantasia, quindi io gli lascio fare. Quindi vi sta dicendo, voi siete vecchi, io sono il più giovane. Poi quello che scrive il maestro, io l'unica cosa che faccio è metterci il cuore, sì, e tanta voglia, tanta passione. E lo fa nel migliore dei modi, quindi devo dirlo. Si vede. Facciamo salire anche il batterista. Sì. Eccolo qui. E voglio sentire la voce di ognuno di loro. Dai, datemi il microfono, sentiamo dal percussionista. Eccolo qua. Buonasera, buongiorno. Buongiorno. Mezzasera alle 10:20 del mattino. Anche tu sei un ruolo ben definito in questa... Sì, sì, in questo progetto io sono le percussioni e in effetti effettivamente è andata un'amicizia e ci hanno tenuto in particolar modo che partecipassi anche io, mi ha fatto molto piacere perché a prescindere dal legame che ci unisce ci siamo comunque conosciuti in un progetto, è nata, certo, un'amicizia e poi mo ci vuole la passione per la musica, quindi... Esatto.
mi ha fatto ed solo bello, piacere. Dire, sprigionate passione, certo, certo. E belle cose in tutto. Poi abbiamo il batterista. Tu sei? Antonio. Perché allora, ti metti là, anche tu c'è l'artetica come il nostro batterista. Esatto, però bisogna perché a casa non sentono, ma noi magari qui parliamo di cose e sentiamo tutto. Immaginate quando devi studiare a casa in un condominio, la gente ringraziano molto spesso. Questo è proprio così, è proprio la vostra. Sì, vabbè, purtroppo. Però vabbè, in questi casi, in questi brani qua bisogna essere molto calmi, comunque è un brano d'amore, bisogna accompagnarlo. Poi dopo magari c'è il rock dopo, viene. E scarichiamo. Nuovamente, qui ci fate sentire un bel pezzo napoletano rock, ma proprio di quelli aggressivi. E poi ci abbiamo lui. Sì. Salve, io sono il Davide, il bassista. Il bassista? Il bassista è quello che... è un tragico destino quello del bassista. Cioè? Perché ogni volta che finisci suonare scendi dal palco e ti dico: suoni bene la chitarra, compagno. La voglia di spiegare, guarda, io sono il basso elettrico. La chitarra grande. È inutile. Chi è il più grande tra voi? Penso tu, Anche il più alto. Il più alto, intendevo quello in realtà. Sono il basso. Io sono il basso e quindi è quello alto. E poi c'è Maria Alessia che li deve tenere a bada, poverina. Sì, sì. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ragazzi, c'è il caffè, ragazzi. Facciamo così: se ci avete modo di portarlo qui, noi lo beviamo e li salutiamo. Sì, grazie. Prego, perché puoi spostarci tutto lì. Tutti quanti lì. Non l'hanno fatto. Ah, vedi. Eccolo qua. Grazie. Chi prende il caffè, ragazzi? Questo è buono. Questo è vi assicuro caffè che è di buono. Buon augurio. Tu non lo bevi? Ok, c'è tanto, c'è. Comunque il caffè è come la musica e cultura a Napoli. Ovvio. Okay. Poi proprio come si fa a casa, sul piattino. Proprio. Noi siamo... Ragazzi, non c'è per tutti. No, vabbè, a casa. No, dovete fare un brindisi. Questo perché è ben augurante. Brindare col caffè è ben augurante. Ragazzi, bocca al lupo. Vai. Okay. Per tutto. Eccoci. Viva il lupo sempre. Assaggiate com'è? Mamma mia, caldissimo, ottimo. I N Sound, grazie per essere stati con noi.